come pulisco il manico dei miei coltelli. Dice, fra, che cazzo di video è questo? Lo so, è un video per chi si preoccupa di come pulire il manico dei coltelli. Aspettate un attimo. Ho preso una serie di coltelli, ce l'ho proprio qua vicino. Anzi, facciamo così, va? Che ne prendo tre diversi. Allora, al di là della marca, così non mi cominciate a chiedere ma che marca c'è, non c'entra. Questo è un manico d'acciaio. La prima cosa che c'è da sapere è che molto spesso in un coltello tutto d'acciaio, l'acciaio del manico e l'acciaio della lama, adesso non tocco perché sennò mi taglio il dito, sono diversi. Lo so che sembra strano. Sembra un pezzo unico, in realtà non è vero. Perché? Perché questo acciaio deve resistere al sudore della mano ed è tipicamente in acciaio inox, ma inox strong. Okay? Questo acciaio è un acciaio ferritico, non deve resistere al sudore della mano, deve invece tagliare. Quindi si privilegia un acciaio meno inox, però purtroppo proprio per questa cosa un po' più ossidabile, e non lo si usa per fare anche il manico, perché si arrugginerebbe subito. Okay? Come lo lavate questo? Adesso vedete qual è la cosa divertente? Che il più delle volte la parte della lama la puoi lavare solo con l'acqua, e invece se da qualche parte ci devi mettere un po' di detergente, un filo più, è proprio il manico. Adesso io non ti dico di lavare la lama con l'acqua e il manico col detergente, ti dico di usare pure un detergente, però usa un filino, appena appena, almeno una volta al giorno. Quindi io quel coltello che ce l'ho sul mio banco di lavoro tutto il giorno, io ogni volta che ce n'è bisogno mi do una passata con l'acqua. Se devo cambiare materia prima, passare dalla carne al pesce e così via, lo lavo ovviamente un filino più con attenzione, ma sicuramente tutte le sere un filo di detergente mi serve, non per la lama, ma per il manico. Vai in lavastoviglie, guarda, soltanto perché mi hai fatto una domanda del genere ti strappo i capelli uno a uno. È ovvio che no. Okay? In lavatrice, in lavastoviglie ci metti i coltelli da battaglia a 20 euro, non quelli a 150. Va bene, cambio categoria. Legno. Che legno, non importa. Certo che se te lo vuoi tenere in cucina devi dare le multe, deve essere un legno con certe caratteristiche, sono pochi quei legni, ok? Questo è uno di quelli. Va bene. Adesso qui arriva il bello. Qui detergente no. Perché se vuoi rovinare il coltello, la cosa migliore che puoi fare proprio per rovinarlo è quello di prendere un po' di detergente e lavarne in mano. Quindi un filo di detergente, magari se serve, vediamo da capire in base a quello che ci siamo detti col coltello precedente, lo uso sulla lama, ma sul manico mai. Perché? Perché il manico è di legno, se è di legno, è di legno, è un materiale organico. E tu me lo lavi con uno sgrassante? Cioè gli tiri via il grasso protettivo? E ce l'ha messo per tenerlo integro e tu glielo togli? Il grasso della tua mano al legno gli fa bene, lo so che sembra strano, ma speriamo che la tua mano sia pulita, che sia grasso naturale, pulito della tua mano e non grasso lerciume, che è un'altra roba. Quindi, dice, vabbè, ma me lo posso tenere in cucina, il coltello così? Certo che te lo vuoi tenere. E se non ti piace, comprati un coltello tipo quello che ti ho fatto vedere con il manico d'acciaio. Però se decidi di avere un manico di legno lo devi trattare bene. Perché? Perché se ti faccio... Adesso non è questo il caso, però sappiate che questo manico qua incide di 50 euro sul costo del coltello. 50 euro. Cioè il doppio della cifra con cui molti si comprano un coltello tutto intero. Nei ristoranti vedo coltelli a 25 euro, qua 50 euro sono solo il manico. E tu me lo rovini. Poi come lo cambi? Se vi faccio vedere il mio Usuba, il manico che è di ebano costa il triplo di un coltello professionale, il solo manico, e tu ci metti detergente. Cioè, allora cosa fai? Ovviamente una volta ogni tanto, però una volta ogni tanto un filino di detergente per le mani, cioè quello più delicato che c'è, non quello per i piatti, lo uso.
e immediatamente dopo ringrasso il male. Con cosa? Con le opportune soluzioni esistenti fatte apposta per i manici. Se non vi piace l'idea, magari perché lavorate in un ristorante e temete la multa, usate un po' di olio, tanto l'olio è commestibile, al manico gli fa bene ed essendo commestibile non può far male niente. Però se avete un'idea di questo genere e ci sta, la capisco tutta, piuttosto compratevi un coltello tutto in acciaio e fine della vicenda, ok? Dai, le marche le conosciamo tutte, non stiamo a discutere. Poi c'è il manico di, chiamiamolo, sintetico, dove per sintetico si può catalogare una miliardata di cose. La maggior parte dei manici sintetici hanno un problema, la lavastoviglie. Cioè la lavastoviglie, a lungo andare, ma manco troppo lungo, li attacca. Quindi il produttore te lo vende come lavabile in lavastoviglie. Sì, però dopo 10 volte che l'hai, il manico diventa appiccicoso. E molti dicono, ma come mai questo manico diventa appiccicoso? Perché è fatto di un materiale che fa fatica a resistere all'attacco veramente aggressivo dei detergenti professionali. Quindi per assurdo un coltello così sarebbe lo stesso meglio lavarlo a mano, ma non per non rovinare la lama, per non rovinare il manico, che lo so che sembra strano. Oppure dici, costa così poco che sai che c'è, che me ne sbatto le palle, lo lavo in lavastoviglie e poi quando comincia a essere troppo appiccicoso lo cambio. Certo, a parole. E poi io vado nei ristoranti e mi ritrovo questi coltelli dopo 3-4 anni che non li puoi toccare, perché appena lo prendi in mano te lo senti incollato alla pelle, che soltanto sta sensazione mi fa passare voglia di lavorare per tutto il giorno. Quindi poco detergente per le mani, meglio lavato a mano, oppure lo lami in lavastoviglie e lo butti dopo un po', non per la lama ma per il mani. Pochissimo detergente, almeno una volta al giorno, poi secondo l'uso, se passi da carne a pesce, una lavata gliela devi dare per forza, ok? Manico di legno, zero detergente, o veramente proprio una volta ogni tanto, piuttosto diventa tu bravo a non sporcarlo, perché vuol dire lavati le mani se ce le hai sporche prima di prendere il coltello in mano. Ci farà, ma così mi devo lavare le mani di continuo. Esistono i guanti, nella ristorazione. Poi ci sono quelli che dicono, ah, ma io con i guanti perdo sensibilità. Non ho mica detto io di fare cuoco, potevi fare parrucchiere, non c'avevi i problemi del cuoco, ne avevi altri problemi, forse peggiori. Okay. E se no, vale il solito principio, la lama ti durerà 100 anni e il manico dopo 3 anni lo butti via, e quindi butti via tutto il coltello perché hai rovinato il manico. Oppure non te lo compri e fine della vicenda. Si accettano domande, richieste di consigli, insulti, quella cosa, tanto gli insulti li cancello. Ciao.